Anche se un po' in ritardo, vorrei parlare del pallone d'oro FIFA 2013. È stato assegnato a Cristiano Ronaldo, secondo posto Messi, terzo posto Ribéry, che a mio avviso avrebbe meritato il premio, tant'è che si è portato a casa il UEFA Best Player in Europe Awards. Sarebbe il vecchio pallone d'oro. Il pallone d'oro fu fondato da France Football nel 1956 e ha inizialmente premiato soltanto i migliori calciatori europei, poi si è aperto ai migliori calciatori che militavano nelle squadre europee e infine ai migliori calciatori di tutto il mondo. Il FIFA World Player, nato nel 1991, praticamente ha perso importanza. E cosa ha fatto la FIFA? Si è unita a France Football con un contratto triennale rinnovabile per creare il pallone d'oro FIFA. Già nel 2010, grandissimo scandalo, ha premiato Messi, che in quell'anno non aveva vinto praticamente niente a parte il campionato. Nel 2012 Messi vince segnando il vero 91 gol nell'anno solare, ma vincendo praticamente la Coppa del Re. Sbagliato, perché Messi, senza essere servito dai giocatori del Barcellona, non vale niente, e lo sta dimostrando, lo dimostra nell'Argentina, perché nell'Argentina, che non c'è Iniesta, non c'è Xavi, non combina niente. Molto meglio Cristiano Ronaldo, che trascina il Real Madrid e trascina il Portogallo da solo. Il problema principale sta nel fatto che prima il pallone d'oro veniva assegnato da una giuria di giornalisti europei. Ora il pallone d'oro viene assegnato da un terzo dei giornalisti, un terzo dei commissari tecnici e un terzo dei capitani delle nazionali. Ciò cosa significa? Che la giuria che prima assegnava completamente il pallone d'oro ora conta neanche il 33%, perché la giuria europea si è sostituita di una giuria internazionale composta da quasi tutti gli stati aderenti alla FIFA. Ciò significa che il pallone d'oro, il vecchio pallone d'oro, ha completamente è completamente cessato di esistere a partire dal 2009.